andare a scuola ogni mattina. Quando suona la sveglia mia madre si avvicina, mi sposta le coperte, mi parla dolcemente, ma io a quell'ora non sento proprio niente. Allora lei si arrabbia, comincia ad urlare, non voglio più sentirla, mi vado a preparare. Qualche passo stanco mi avvio lentamente, ripiangendo il letto dove stavo beatamente. Così arrivo a scuola dove la mente vola, saltella, travalla, arriva su una stella, dove posso fare quello che mi pare, dormire, giocare, senza altro che pensare. Ma quando poi mi sveglio facendo uno sbadiglio, mi accorgo che è uno sbaglio, ho lasciato bianco il foglio, perché se anche studiare mi costa fatica, da quello poi dipende tutta la mia vita. Quando si va a scuola si deve studiare, cosa che a me non piace fare. In giardino io vorrei scappare, e in questa classe mai più tornare. Invece qui mi tocca restare, perché la maestra mi vuole interrogare, ma io non ho avuto voglia di studiare, un 5 a casa dovrò portare. Dalla mamma poi verrò sgridato, e per un mese sarò castigato. Con la play non potrò più giocare, ma sui libri dovrò sudare. Quando poi il castigo finirà, io mi godrò l'amata libertà, però a scuola dovrò tornare con quel 5 da recuperare. Tutti quanti a scuola siamo diversi, molte volte sembriamo anche persi. Alcuni di noi amano ascoltare, molti altri preferiscono chiacchierare. Quando invece si fa motorio, è sempre tutta un'altra storia. Si gioca insieme molto allegramente, e possiamo così liberar la mente. Spesso a scuola mi comporto male, non ascolto la maestra e la noia mi assale. Non mi interessa niente della lezione, allora intorno a me creo confusione. La maestra a volte deve urlare, la finestra allora fa tremare. Poi le note iniziano a fioccare, che i ragazzi fanno così calmare. Quando parla la maestra non ce ne frega niente, lei è una radio spenta e nessuno ormai la sente. Noi abbiamo altro che ci passa per la mente, e vogliamo fare quello sempre indistintamente. La scuola è una fatica, uno sforzo immane, e io mi domando perché lo devo fare. Nella nostra classe questo è un posto tale, e le nostre menti non possono ascoltare. Alcuni di noi non sono contenti, perché non capiscono mai gli argomenti. Poi all'improvviso piovono i castighi, molti anche allora si sentono fighi. In mezzo si mangia davvero male, ma nessuno è andato all'ospedale. La frittata le riva gustare, per poi volare in bagno a vomitare. Ci piace mangiare la minestra, la lanceremo fuori dalla finestra. E se poi la maestra ci minaccia, noi non l'ascoltiamo e le ridiamo in faccia. Ma quando dei neuroni non attiviamo le funzioni, allora dimostriamo che siamo dei campioni. Sapienti, potenti, di certo intelligenti, ma assolutamente mai dei prepotenti. Noi abbiamo un bravo dirigente, veramente in campo a molti intraprendenti. Bravo rapper ha cercato, da senza chiave ci ha portato. Rapper è molto molto divertente, penso tutto così evidente. Teo alla grande suona la batteria, creando intorno a sé grande energia. Tutti stanno un po' improvvisato, e tutti quanti hanno emozionato, usando una base musicale che sembrava veramente niente male. Progetto insieme dobbiamo fare, e imparare così a collaborare, ma senza perdere tempo a chiacchierare, o dovremmo a mani in cuore rinunciare. La conoscenza è il mio scudo, la coerenza la mia spada, la vittoria totale si ha quando la guerra viene evitata. Non c'è tregua, non c'è compromesso, no. In periodo di pace il guerriero lotta con se stesso, ed un Ronin non ha padrone, no. Lotta per il bene in base a un codice d'onore. Bushido, se l'uomo con il ferro incontra l'uomo con l'abito, il primo è un uomo finito.